Sindaco Roberta Casini, l'accoglienza per i tour operator di Massari Tour, agenzia di primaria importanza, un'accoglienza col gruppo folcloristico di Lucignano. Si pensa al futuro, si pensa al futuro immediato e alla ripartenza del turismo. Stiamo lavorando proprio per questo e questo per noi è un evento importante. La Massari Travel ha iniziato a collaborare con noi, ha organizzato questo farm trip in questo 2 di aprile, giornata piovosa ma del quale abbiamo voluto far vedere l'aspetto più bello e gioioso che è la nostra maggiolata e con la maggiolata il nostro gruppo folcloristico. Io credo che dobbiamo regalare essenzialmente emozioni perché è quello che sappiamo fare meglio, insomma, insieme alla bellezza del nostro paesaggio, dei nostri movimenti, ma soprattutto la nostra storia e la nostra cultura. Dopo l'accoglienza nell'androne del Palazzo Comunale di Lucignano, cosa prevede la giornata? Essenzialmente questi buyers andranno dentro il museo comunale, poi nelle nostre sale civiche, quindi la sala consiliare, la sala Don Enrico Marini, ci sarà un tour all'interno delle mura del centro storico, vedere le parti più belle, più caratteristiche, poi assaggeranno una cena al ristorante Lo Zenzero con le produzioni locali, quindi cercando di coniare le bellezze architettoniche insieme a quelle agricole e ai nostri prodotti tipici. Poi finiranno la serata al Relais Chateau Il Falconiere per proseguire poi verso Venezia. Possiamo dire, Sindaco, che è ancora il tempo, anzi è soprattutto il tempo dei piccoli centri e Lucignano splende, uno dei borghi più belli d'Italia, è ancora il tempo dei piccoli centri? Sì, è ancora e non solo, io credo che lo sarà per tanto il tempo dei piccoli centri, perché la pandemia ci ha insegnato a far vedere le nostre bellezze, a riscoprire anche i piccoli centri dove il distanziamento in quel momento era naturale, ma abbiamo iniziato ad apprezzarlo, quindi a stare più nei piccoli borghi. Lucignano fa parte di questa rete meravigliosa che è l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia e devo dire che quando lo mostriamo a persone che non lo conosco e non hanno mai visto, rimangono comunque affascinati dalla bellezza ma anche dallo stile di vita e dalla gioia con la quale vengono accolti. Con Sabrina Massari, tour operator con interessi in tutto il mondo, a Lucignano parliamo di turismo. Qual è, Massari, il valore, la valenza e l'importanza dei piccoli centri? Essenziale per quanto riguarda il turismo di prossimità che noi stiamo cercando di sviluppare in questo momento. È un periodo che veniamo da una pandemia che ha colpito tutto il mondo. Siamo alla riscoperta di tradizioni, siamo alla riscoperta della storia, di piccoli borghi e per promuovere ovviamente l'Italia a modo nostro, non soltanto l'Italia che si conosce e che conoscono tutti quanti, quindi piccoli centri e piccole realtà nel nostro bel paese. E qual è la prima sensazione qui a Lucignano, il contatto con Lucignano e con la Valdichiana in generale? La prima sensazione è spettacolare perché l'accoglienza è stata incredibile. Noi siamo qui con 6 agenti di viaggio statunitensi e dal Sud America e si sentono protagonisti e mi hanno detto proprio super VIP. Quindi già l'amministrazione comunale ha fatto un lavoro splendido per Massari Travel per aiutare a promuovere la loro realtà ma anche il lavoro che stiamo facendo noi dietro le quinte. Lucignano è splendida, è una piccola gemma nel contesto italiano che io sfido anche molti italiani non conoscono, perché noi conosciamo le cose principali, insomma la Toscana la conosciamo così come ce la raccontano e a volte girare, incontrare fa la differenza, ecco. Sabrina, dal suo osservatorio, che è sicuramente privilegiato, qual è la prospettiva di ripartenza turistica? Ci sono delle previsioni? È possibile farne? Allora, le previsioni
al termine di questa pandemia potevano essere delle migliori. Secondo me lo saranno e ci sarà una bella ripresa. Dobbiamo vedere adesso il colpo di coda che ci dà questo conflitto che sta diventando globale, anche questo conflitto in Ucraina, Russia. Lì per una questione economica, non tanto di guerra, di pericolosità o cose, è l'economia che ci rema contro. Le strutture turistiche, le infrastrutture in questo momento hanno tutti capito che era il momento di potenziare il tutto, quindi ci stiamo aprendo nuovamente al turismo e speriamo nel bene. Sarà di prossimità, di vicinanza oppure inizieranno a muoversi anche dall'estero i turisti? Assolutamente dall'estero, noi vediamo che il trend è proprio quello, che le persone che amavano viaggiare continuano ad amare viaggiare e vogliono viaggiare, quindi anche soprattutto gli stranieri. E da dove, se posso? Beh, la Massari Travel si occupa principalmente del mercato nordamericano. Ci stiamo aprendo adesso perché essere un monomercato non aiuta commercialmente e ci stiamo aprendo pian piano a tanti altri mercati, l'Australia, il Sud America, ma anche l'Europa. Ma perché poi non l'Italia, insomma, anche l'Italia. Cominciamo piano piano. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.